In questo spazio di approfondimento ci occupiamo di informazione e di cultura attraverso i nuovi media e nello specifico attraverso internet. È stato inaugurato nei giorni scorsi una nuova piattaforma, un nuovo blog che si prefigge il compito di dare visibilità all'associazione che lo ha ideato e lo sta lanciando al pubblico e soprattutto alla nu nuova informazione attraverso questo canale preferenziale che guarda sì al Potentino, alla regione, ma al di fuori di essa. Lo facciamo con un ospite in studio per parlare dell'associazione culturale La Pretoria con il direttore responsabile del sito internet www.lapretoria.it, Francesco Menonna. Ben trovato. Buongiorno a voi, tutti i teleradioascoltatori di TRM Matera. Sì, certo. Lapretoria.it, questo è il portale dell'associazione culturale La Pretoria. Il perché, di un sito internet al di fianco delle attività di questa associazione? Perché abbiamo ritenuto, con un progetto partito nel mese di maggio e chiuso con tutta la fase burocratica nel mese di agosto, avviare una nuova prassi dell'informazione, un blog settimanale che si prefigge di fare comunque informazione, di fare informazione sul territorio, capillare, su Potenza, su Matera, sui centri delle due province, parlando dei vari settori della vita pubblica, dalla cronaca alla politica, dalla giudiziaria allo sport, in maniera sinergica, facendo leva sulle capacità, della nostra regione, sull'indotto turistico e su quelle che sono le specificità del nostro territorio regionale. Ecco, prima di approfondire proprio il sito e dei contenuti che abbiamo anche un po' anticipato, parliamo dell'associazione La Pretoria, che è nata da pochissimo, lo scorso agosto 2013, con oltre alla presenza di Francesco Menonna, di Michele Saporito, che è il presidente, e di Luciano Gentile, questo come consiglio direttivo, parte grafica poi per il sito con Daniele Nardiello, Fernando Taddei, responsabile pubblicitario, e Feliciano Grande, insomma, vi è uno staff al completo che opera per l'associazione stessa e da pochissimo per questo sito. Avete detto che la vostra vocazione, lo anticipiamo, è a carattere religioso, anche qui possiamo approfondire, e poi guarda al culturale. Certo, nella home page iniziale, quando abbiamo presentato il sito alla stampa, vi era la foto emblematica di Papa Francesco, personaggio che sta caratterizzando e monopolizzando con la sua attività pastorale, il mondo, intero, un uomo simbolo della rinascita, spirituale della Chiesa e dell'associazionismo cattolico. Noi siamo aperti a questa forma di associazionismo perché riteniamo, fondamentale il rapporto fra i cittadini e la Chiesa, un rapporto costante, duraturo. Nel tempo può solo ramificare altri interessi come quelli religiosi, come quelli associazionistici di Basilicata. Abbiamo pensato ovviamente, e questo grazie alla nostra piattaforma, di dare spazio a tutta, la branca dell'associazionismo religioso, cattolico, e anche quello legato all'artigianato, al commercio e alla cultura in senso lato. Informazione, scambi culturali, quindi anche con altre realtà associative, e un supporto importante, quello alla candidatura di Matera, quale capitale europea della cultura 2019, inserita da poco in questa shortlist, quindi da Potenza per un segnale importante a sostegno dell'altra città capoluogo. Certo, Matera, capitale europea della cultura, significa tantissimo per l'informazione regionale, ha una forte valenza culturale, un modo di creare nuovi interessi, anche nuova occupazione, legata all'interscambio culturale. Abbiamo pubblicato anche noi un pezzo sull'entrata di Matera nella shortlist avvenuta venerdì sera, ed è stata festa grande, come ovvio che sia, a Casa Cava, presente il sindaco Salvatore Adduce. La nostra associazione si apre anche al territorio di Matera, della provincia. Avvieremo contatti a breve con le associazioni culturali Zetema e il Circolo La Scaletta, nel tentativo di creare una rete sinergica di contatti, una rete sinergica di operazioni combinate sul territorio,
capaci di fornire nuova linfa e nuovo vigore all'associazionismo culturale. Non abbiamo approfondito il nome, la Pretoria è stato scelto perché? La Pretoria è indicativo, noi abbiamo il sito internet che appunto porta il nome www.lapretoria.it. Nella zona sovrastante il sito, i nostri telespettatori potranno osservare tre tetti che sono l'emblema del centro storico, ed è da questa idea che è partito il nostro progetto, partendo appunto da Potenza, ramificando il settore della comunicazione sulle due province, le due città e tutto il territorio regionale. In questo contesto abbiamo cercato di cercheremo di garantire fluidità nell'informazione, trasparenza, come è giusto che sia, e soprattutto sostegno a tutte le classi sociali, a tutto l'associazionismo di Basilicata. Oltre che fare informazione, sicuramente darete visibilità di quelle che sono le attività inerenti all'associazione stessa, che ricordiamo si trova come sede ufficiale in Via Verdi 2 a Potenza. Ci saranno delle attività, le state già programmando? Sì, stiamo ovviamente siamo in una fase piuttosto embrionale, stiamo cominciando a lavorare con i nostri responsabili, con il presidente Michele Saporito, con il consigliere Luciano Gentile, per affinare prime iniziative, penso al jazz, penso al teatro, alla danza, iniziative legate ad una crescita del settore cultura in tutta la regione, ed è proprio grazie all'indotto cultura che questa nostra terra, la Basilicata, deve spiccare il volo per nuovi successi e nuovi trampolini di lancio in chiave nazionale. All'interno del sito, peraltro con una veste grafica molto semplice ma densa di contenuti, ci sono varie sezioni, una in particolare il settimanale, dove ci sarà spazio per un editoriale. Sì, l'editoriale, faccio presente che il nostro settimanale esce integralmente la domenica ed è una scelta condivisa dal corpo redazionale, dai responsabili dello staff che collabora con il sottoscritto. L'editoriale ovviamente verte su quelli che sono gli argomenti principali che vengono fuori durante la settimana in regione. Ieri sera abbiamo fatto, tra virgolette, un'eccezione alla regola proprio per le elezioni regionali che hanno visto il successo di Pittella, di Marcello Pittella, del centro-sinistra, quindi abbiamo aperto una finestra, un occhio di riguardo, come è giusto che sia, fare informazioni significa anche aprire tempestivamente le finestre alle notizie principali, e l'elezione di Marcello Pittella ovviamente meritava questo spazio di approfondimento. Quindi il nostro è un sito settimanale che potrà essere visitato da tutti gli utenti cliccando appunto sul mouse www.lapretoria.it. Presenza importante non solo attraverso il sito, anche attraverso i social. Avete a disposizione due profili rispettivamente per Facebook e Twitter. Certo, è un modo di condividere l'informazione, un modo di creare nuova linfa, di creare discussione, capacità sul territorio, un modo di relazionarsi con il pubblico differente. Faccio un esempio calzante con la campagna elettorale. Fino agli anni passati erano in tanti a passare sotto casa con le macchine e ad annunciare la presenza di questo o quel candidato elettorale. Ora il mondo della politica, il mondo dell'informazione è cambiato. Si fa tutto su Facebook, si fa tutto su Twitter. Quindi è un modo di proporre l'informazione a 360 gradi, e il cambio della tecnologia è servito anche e soprattutto a questo. Politica, cronaca ed altro, e qualcosa anche per sorridere, uno spazio dedicato al meteo, sappiamo, sì, dell'interesse, certo, dei potentini verso il meteo, quindi non poteva mancare un questo interesse, spazio. Certo, un interesse sempre fecondo dei potentini, viste le condizioni climatiche, anche in relazione purtroppo a quanto accaduto il mese scorso nel Metapontino, con il dramma degli alluvionati di Metaponto, di Policoro, di Novasiri, di Ginosa, che hanno sconvolto ovviamente tutti noi, e che ovviamente fattori questi che non hanno più a ripetersi, perché ovviamente l'agricoltura e tutto ciò che è indotto agroforestale deve essere curato nei minimi
particolari. Tra i tag, quindi le parole chiave che vengono utilizzate sul sito, ve ne sono almeno un paio che guadagnano la ribalta: centro storico e città, testimonianza che la città, in questo senso Potenza, ha una sua vetrina importante e il riferimento è al suo centro storico dal nome in poi. Certo, abbiamo scelto appunto di dare appunto linfa alla Pretoria, via Pretoria, centro storico, attività commerciali, saranno sviluppati temi inerenti ai vicoli storici del capoluogo, del centro storico, delle chiese, svilupperemo iniziative di concerto con le istituzioni, avvieremo forum, dibattiti legati a nuove conoscenze e a nuove capacità di fare sinergia in una città come Potenza. È nostro auspicio partire sempre con i piedi di piombo, senza crearci illusioni, senza fare illusioni, facendo leva su quella che è la serietà professionale di tutti i miei collaboratori e soprattutto su quella che è la capacità di creare nuova linfa vitale per la nostra regione, sia in campo sociale che economico. Una scelta sicuramente importante. In ultimo, abbiamo poco spazio a disposizione, per i contatti vi è una sezione dedicata per la redazione dove poter contattarvi tramite un modulo e ricordiamo la sede, si trova in via Verdi 2 a Potenza. Abbiamo a disposizione anche una mail che è info@lapretoria.it e qui le associazioni di categorie, che siano esse culturali, agricole, forestali, di ogni genere, potranno inviarci comunicati stampa, mandarci newsletter che saranno pubblicate in real time sul nostro sito. Benissimo, allora ringraziamo il direttore responsabile del sito internet www.lapretoria.it, sito di riferimento dell'associazione culturale La Pretoria di Potenza. Grazie a Francesco Menonna. Buongiorno, buon lavoro a te Nico, buona giornata a tutti i teleradioascoltatori di TRM Matera. Grazie ancora ed è tutto per questo spazio. La linea può andare alla regia.